Vediamo un po'. La quinta proprietà, il quinto assioma ancora non l'ho scritto perché è un po' più elaborato. Allora cominciamo a vedere che queste qua ci vogliono tutte qua. Allora, detto 1 non significa molto, significa che state cercando di prendere il primo elemento della fila, no? Ogni elemento ha un successore, quindi 1 siamo sicuri che ci sta, quindi posso costruire il successore di 1. S di 1, poi posso costruire S di 1, poi non lo scrivo più perché sennò è chiaro che è così. Però chi mi dice che questo, questa cosa continua? Chi mi dice che questa cosa qui non, per esempio, la faccio di qua, di questo esempio, no? A un certo punto la fila si bifurca. Chi mi dice che questo non può succedere? Se fosse una strada, per esempio, si può biforcare, no? C'è un bivio. Un successore, no, due. Chi mi dice, per esempio, che non ci sia una confluenza che viene dall'altra parte? Elementi distinti non possono avere lo stesso successore. Per lo stesso discorso non posso avere situazioni di questo tipo, cioè un G, perché questo e questo hanno lo stesso successore. Quindi uno non è il successore di alcun elemento, quindi lo posso prendere come inizio della fila, e però tuttavia queste quattro regole sono insufficienti per descrivere una fila e basta. Mi sapete modificare? Allora, quella che io ho rappresentato graficamente è, diciamo, la fila dei numeri naturali, quella che sarà la fila dei numeri naturali 1, 2, 3, eccetera. Il nome con cui li chiamiamo è puramente accidentale. Se fossi inglese li chiamerei 1, 2, 3, 4. Se fossi russo li chiamerei Adin, 2, 3, 4. Quindi è pura... se fossi giapponese un'altra cosa ancora, però non lo so. Mi limito. E quindi non è importante il nome, l'importante è che sono una fila. Inizio qua e vado avanti. Qualcuno mi sa modificare questo schema rispettando tutte quelle regole ma aggiungendo della roba? Basta. Perché prima di scrivere la quinta regola, il quinto assioma, verifichiamo che i quattro precedenti che ho scritto non bastano. Che ci volevano tutti e quattro, abbiamo usati praticamente tutti e quattro, che era il primo, che era il successore, uno successore, vabbè, questo per identificare l'inizio della fila, questo per vedere che non c'erano cicli o cose. Sostanzialmente le prime quattro sono facili. Adesso vediamo invece che non bastano per isolare solo la situazione una fila di numeri, una fila infinita di numeri. Che posso aggiungere? Dovrebbe ritornare indietro, no? La fila? No. Ci sono dei numeri tra infinito. Allora ve lo faccio breve perché non è proprio facilissimo, non è facilissimo neanche formulare la domanda in modo da aiutarvi. Io potrei aggiungere per esempio un ciclo qua. Allora, questi elementi hanno il successore spostandosi in senso orario sull'esame. Ci aggiungo 6 elementi.
Dico, i numeri naturali sono questa fila più questi sei elementi. Vediamo se rispettano la regola. Ci sta uno? Sì. Ogni elemento ce l'ha un successore? Sì. Però anche quello del ciclo. C'ha il successore all'interno del ciclo. Uno non è il successore di un elemento, di alcun elemento, quindi non può essere. Uno non è il successore di alcun elemento e quindi rispetta la regola 3, va bene. Ma in quel caso, nel caso ciclico, prima di uno c'è un altro numero. No, prima di uno che? Questi sono un ciclo in più, a parte. Prima di questo c'è questo, 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 uno non ci azzecca niente. Sono dei numeri, sei elementi in più che ci ho messo. Elementi distinti, hanno successori distinti? Le rispetto tutte e quattro le regole, ma non è una fila, è una fila più un altro anellino di numeri che girano, in cui il successore gira sull'anellino. Posso essere 5, 6, 7, 24. Posso, invece di aggiungere un ciclo di elementi, ciclo nel senso che il successore gira in senso ciclico là dentro, cosa potrei aggiungere? Potrei aggiungere un'altra fila però senza inizio, questa senza inizio, cioè la fila la estendo come elementi sia verso sinistra che verso destra, in maniera tale che diciamo non ci sia un altro inizio di fila, perché a quel punto perché se io qua aggiungessi per esempio è l'unico elemento che non è successore, potrei sicuramente identificare l'altro inizio di fila e togliere l'altra fila. Se però questa fila non ha un inizio, no? Immaginate i numeri interi. Se questa fila si estende verso sinistra e verso destra, allora con una, anche modificando un pochino quelle quattro regole, io non so come togliere da mezzo. Quello però che abbiamo visto è che se io non voglio rispettare queste quattro regole, cioè scusatemi, se voglio costruire una cosa che non sia puramente una fila, ma rispettando quelle quattro regole, non riesco ad aggiungere qualcosa attaccato a quella fila, ma devo aggiungere qualcosa a parte, cioè staccato. Allora, come faccio a dire di non aggiungere qualcosa che sia staccato da quella fila? Non è facile, se no piano non era diventato famoso, insomma. Comunque la quinta regola è questa, adesso la scrivo un po' più a sinistra e un po' più lunga. E si chiama principio di induzione. Un'altra metafora del principio di induzione è quello che, se conoscete il gioco del go down, come si fa? Si mette una fila di tesserine, poi ci sono le varianti con le biforcazioni, a noi le biforcazioni non ci interessano. Ci interessa una fila di tesserine con un inizio, butto giù la prima butta giù la seconda butta giù la terza e cadono tutte. Si chiama effetto domino, però il gioco si chiama go down. Infatti ogni tanto fanno i campionati di questo go down, o fa qualche record mondiale, che ci mettono settimane a mettere tutte queste tesserine in piedi e poi no, alla fine c'è pure quelli a livello attuale ci mettono più di un'oretta, insomma, fare questo. L'ultimo è fallito perché a un certo punto non è caduta e si è incastrato il sistema. Ecco, no, è una buona metafora, perché anche qua bisognerà stare attenti che, diciamo, la cosa funzioni sempre. Allora, principio di induzione, cosa dice il principio di induzione? Allora, abbiamo una proposizione, cioè un enunciato definito per ogni n appartenente a n.
n è quel numero, è quell'insieme di prima che vogliamo definire ancora. Ancora specificato, stiamo specificando il quinto assieme. Sono sempre i numeri. Cioè, deve essere un'affermazione che, per esempio, se ci metto 1 viene una certa affermazione, se ci metto 2 viene un'altra affermazione, se ci metto 3 viene P di 3, se ci metto 4 viene P di 4. Ognuna di queste è una proposizione, cioè un'affermazione. Allora, P di 1 è vera. Adesso, allora, partiamo da questa situazione, che P di 1 sia vero. Essendo un'affermazione lo può controllare se è vero o se è falso. Poi, P di n implica P di n più 1. Oh, qua dovrei scrivere, siccome non ho ancora usato il più 1, dovrei scrivere P di S di N, se volessi essere preciso. Però fatemi scrivere P di N più 1, perché lo scriveremo sempre così. Poi dobbiamo fare ingegneria, dobbiamo fare manina. Ok? Allora però non è una dimostrazione, è un assioma, è una regola. In questo caso ne consegue che P di n è vera per ogni numero. Quindi tu supponi di avere un'affermazione per ogni elemento della fila. Se è vera per il primo elemento della fila, e se ogni volta che è vera per quell'elemento è vera anche per il successivo, per il successore, allora, regola imposta, assioma, deve essere vera per tutti i numeri naturali. Allora, torniamo a questa situazione qua, o a quella precedente. Mettiamo il discorso che ogni elemento lo vedo come una tesserina in piedi e che cade. Scusa, ma il principio di induzione è questo oppure... Il principio di induzione è tutta questa riga qua. Tutto. È questa, la regola è tutta questa situazione qua. Cioè non è che è un pezzo di quella riga, è tutta la riga. È una proposizione definita per ogni numero naturale. Una affermazione, un enunciato. Questo enunciato qualunque. Ah, quindi qualunque enunciato di n è vera per tutti. Supponiamo di avere un enunciato definito per ogni n. Però non sappiamo se è vero o no. Poi supponiamo che sia vero per uno. Poi supponiamo che se è vero per un numero è vero anche per il successivo. Allora è vero, sì. Ok, sì, adesso funziona. Pensavo ci fosse uno. No. Allora, per esempio, mettiamoci l'enunciato. Immaginiamo gli elementi come tessere in piedi. Ok? Mettiamo l'enunciato, la tessera cade. Allora, P di 1 è vera, che significa? La tesserina con scritto 1 cade. P di n implica P di n più 1, che significa? Anche qua dovrei aggiungere per ogni n. Che se cade quella con scritto su n, fa cadere anche quella dopo. Allora, regola, cadono tutte. Perché? Perché quella con scritto 1 fa cadere quella con scritto 2, quella con scritto 2 fa cadere quella con scritto 3, quella con scritto 3 fa cadere quella con scritto 4 e andiamo avanti via così. Alla fine cadranno tutte. Cioè alla fine, questo non c'è una fine. Prima o poi ogni tessera cadrà, questo è più corretto. Chiaro? Anche se sto alla tessera 1 miliardo 527 milioni, eccetera, eccetera, a un certo punto cadrà. Se però sto in questa situazione qua, queste non cadono. Perché quello fa cadere questo, fa cadere questo, continuo da quella parte e queste qua non ci arrivo mai. Anche quando ci avevo messo quel circoletto di elementi che facevano ciclo tra di loro, se sono staccati dalla fila grande, quelle non cadono. Quindi quel tipo di situazioni sono rimaste fuori, quindi non le posso più considerare e rimango solo con questa situazione qui, cioè solo con una fila che ha un'origine, non ha una fine
e ogni elemento c'è il successivo. Oddio, rimango solo con questo. Questo non è probabile, non lo posso dimostrare. Io ho semplicemente dato queste 5 regole e i numeri naturali devono rispettare queste 5 regole. Se domani uscisse uno che trova un'altra metafora che non corrisponde a questa fila e rispetta tutte e 5 le regole, dovrei aggiungere la sesta regola se voglio avere solo la fila. Ma da quando l'ho fatto piano, non vi preoccupate che nessuno ha avuto il bisogno di aggiungere un sesto assioma per rispettare la metafora della fila. Quindi questo è il discorso delle regole, cioè gli assiomi non si provano, sono le regole, l'insieme dei numeri naturali deve rispettarsi 5 regole, punto. Ho motivato perché ce l'ho messe queste 5 regole, nel senso che se non ci mettevo queste 5 regole uscivano facilmente altre cose che non rispettavano quest'idea di fila di numeri che io avevo in testa. Quindi ce l'ho dovuto mettere per forza 5 regole, più di queste non serve. Peano è stato il primo a capire che servivano queste, solo queste, e non serviva altro. Però non è che c'è una dimostrazione alla base di ciò, né ci potrà mai essere. Sono gli assiomi dei numeri naturali. Punto. Chiaro? Adesso cominciamo a vedere, andiamo un po', in 2 giorni non abbiamo fatto neanche un esercizio, ma facciamo un esercizio. Anzi, facciamo più di un esercizio. Allora. Prima di fare l'esercizio, intendiamoci, quando io dico i numeri naturali hanno quegli assiomi eccetera, poi questo non vuol dire che siano ancora 1, 2, ci siano la somma, però di fatto noi li chiamiamo 1, 2 in base 10, di fatto usiamo la somma, di fatto usiamo il prodotto, cose che in parte recupereremo strada facendo, però non è che possiamo rifare tutti i 13 anni di scuola che avete fatto fino a mo', insomma, che ci sia una somma, un prodotto, come si fa la somma, come si fa il prodotto, come si fanno altre operazioni, penso che almeno le 4 operazioni dovete sapere. Esercizio 1. Calcolare la somma dei primi 7.000 numeri naturali. Quanto fa? Secondo voi quanto tempo ci vuole a fare questo? Algoritmi. Vabbè, un algoritmo semplice, metti là il calcolatore, ci metti, fai 1 più 2 più 3, fuori I uguale 1 su 7000, S uguale 0, S uguale S più I, quello effettivamente te lo calcolo in batteria. E qual è sta formuletta? C'è sta, ma vedi la differenza tra memoria e ricavare. La formuletta, dove sta? Quando la cerchi non c'è più. Quando la cerchi non ci sta, com'è? Pure io quando cerco, io non sono ordinato, non metto a posto i cacciavite, le cose eccetera, quando lo cerco non c'è. Lo so che ci sta in casa, cacciavite a stella oppure quell'altro, oppure la chiave a brugola, oppure la chiave fissa 12-13, ma quella 12-13 quando ti serve, siccome la usi di più, non ci sta mai. Vuoi sapere proprio il numero preciso? Sì. Sì. Senza calcolatrice. No, aspetta. Poi, io l'ho fatto senza calcolatrice, tu puoi fare pure con la calcolatrice, basta che non lo fai.
se ho fatto bene i conti, eh? Ma credo di sì. Controlla un po'. Mazzo. Il problema è che... è giusto? E allora il problema è che effettivamente devo aver usato una formula. Ma qual è questa formula? No, fai l'ultimo più primo per la metà degli elementi. Il problema è farlo a me. Fai l'ultimo più primo per gli elementi diviso tu. Quello è un modo. Devi fare 7000 per 7001. Ah, come si fa? Un po', guarda, questa cosa io la faccio tutti gli anni e ogni anno la farò sempre di più perché siete sempre più ciucci. Lasciatelo dire, insomma, cioè le maestre non fanno il loro dovere. Purtroppo forse c'era meglio quando c'era. Io ho avuto un maestro maschio, quindi non lo so se sia questa l'influenza. Non traiamo inferenze indebite, però. 7000 per 71 quanto fa? 7 per 7 49. 49 milioni più 7000. Voi fa la metà di 49 fa 24 milioni e mezzo, la metà di 7000 fa 3500, fai la somma, è qui, 24.500, 3500, non è che è difficile. No, è che io ho fatto del fare, non ho pensato di fare questa. No, non ce l'ho più. No, ma è via. Allora, la leggenda vuole che il problema sia stato risolto una delle prime volte, no, l'avevano risolto da prima, non è che stavano aspettando Gauss per fare questo, insomma, ci vuole. Però sì, la leggenda vuole che Gauss l'abbia fatto in terza elementare. Allora, in terza elementare, naturalmente, quello non aveva detto fino a 7000, il maestro ha detto fate la somma di numeri da 1 a 100. Così vi leggete, così rileggo un po' il giornale, insomma, l'idea è quella. E questo scolaretto, dopo pochi secondi, insomma, dopo qualche minuto, un minuto, due minuti, già gli tirava Jack e dice che vuoi, vai a fare la somma. Dice no, ma io l'ho fatto. Ce l'ho fatta, quindi poi ha fatto la cosa, verificate. Allora, io devo fare, mettiamo P di N, diciamo il risultato, è una formula di 1 più N. Io voglio calcolare questo risultato. Voglio affermare quanto vale questo risultato. Allora, diciamo, questo chiamiamo S di N, ma P di N sarà l'affermazione. Quanto vale S di N? Allora, quello che diceva lui è che io posso scrivere i numeri in ordine decrescente e grazie alla proprietà commutativa ottengo sempre lo stesso risultato. Posso fare la somma termine a termine, membro a membro. Siccome qua i termini sono n, erano n sopra, erano n sotto e quindi sono n anche. Qui ho sfruttato il fatto che n più 1 fa n più 1, qua 2 più n meno 1, uno sale e uno scende, quindi la somma rimane costante. Per esempio, se siamo a 7000, qua abbiamo 1 e 7000, qua abbiamo 2 e 7999, la somma è sempre 7001 fa. E da questo troviamo che s di n è uguale a n per n più 1. E questa è una formula che vale per ogni n. Allora, io potrei scrivere l'affermazione P di n, il risultato della somma dei numeri da 1 a n è n per n più 1 mezzi. E sarebbe vero, l'ho dimostrato. Dice che ci azzecca l'induzione. L'induzione è questa. Allora, andiamo, ridimostriamo la stessa formula con il principio di induzione. Allora, per prima cosa andiamo a scrivere chi è P di N. P di N è
la somma dei numeri naturali da 1 fino a un certo numero n dà come risultato n per n più 1 mezzi. Allora la questione è questa qui. Lui ha fatto come aveva fatto Gauss, ha trovato la forma, poi lui se n'è andato, non ci sta. Allora lui che stava a lezione sa la formula e la dice a un altro, dice: guarda, la somma dei numeri fino a n fa, dà come risultato n per n più 1 mezzi. E l'altro dice: ma che ne so, sì, vediamo un po', insomma, non sono sicuro, perché lo dici tu. Allora lui vorrebbe dimostrarlo come ha fatto lui, però non si ricorda la dimostrazione. È chiaro. Allora pensa che ti ripensa, glielo vuole dimostrare, non è che può fare, anche se la verificasse per n uguale a 1 fino a 100, fino a 1000, non è che dovrebbe essere vera, cioè non è che debba essere per forza vera per tutti i numeri naturali. Se l'ho verificata per i numeri fino a 1 milione, e magari a 1 miliardo la forma comincia a fallire. Non succede a me con questo tipo di forma, ma potrebbe succedere. Non è sicuro. Se no fate come i fisici. Come un fisico dimostra che 60 è divisibile per tutti i numeri naturali. Poi io faccio riprese dopo vista, no? Perché sennò poi ci stanno pure le battute sui matematici. Allora, come fa un fisico a dimostrare che 60 è divisibile per tutti i numeri naturali? È divisibile per 2, è divisibile per 3, è divisibile per 5, è divisibile per 4, è divisibile, poi comincia ad andare un po' a casa, non so perché. Non è che è divisibile per 10, è divisibile per 12, però non è divisibile per 7. È loro sperimentato. Quindi non è che diciamo, no, cioè quella storica sui matematici, vabbè, poi la racconto un'altra volta. Allora, la somma dei numeri fino a n fa n per n più 1 mezzo. Allora, un'idea, non è che lo riusciamo a dimostrare per induzione? Allora, cosa ci chiede di verificare il principio di induzione? Ci chiede P di 1. La somma dei numeri da 1 fino a 1 fa 1 per 2 mezzi, cioè 1. Sarà vera? Sì, P di 1 è vera. Ma sai che c'è? Per abbondanza andiamo a verificare anche P di 2. Non sempre. P di 2. Allora, la somma dei numeri da 1 fino a 2 dà per risultato 2 per 3 diviso 2, cioè 3. 1 più 2 fa 3. E tu? Funziona. La somma dei numeri da 1 a 3 fa 3 per 4, 12 diviso 2, 6. 1 più 2 fa 3, più 3 fa 6. Quindi P di 1 è vero, P di 2 è vero, P di 3 è vero. È chiaro che se continuiamo così non arriviamo da nessuna parte, perché stiamo semplicemente verificando la formula per una certa quantità limitata di numeri. Quello che manca, P di n implica P di n più 1. Questo è il passaggio. Noi non dobbiamo far vedere che è vera per 2, che è vera per 3, che è vera per 4. Dobbiamo vedere che se è vera per un certo numero generico n, è vera anche per il successivo. Allora come funziona questo passaggio? Come si dimostra questo passaggio? In questo passaggio non vi dimenticate che l'ipotesi la state prendendo vera. Quindi io so che 1 più 2 più n è uguale a n per n più 1 mezzi. Questo lo so. Stavolta però non è per ogni n, è per questo n. Voglio vedere che se è vera per questo n, allora è vera anche per il successivo. Quindi 1 più 2
più n più n più 1, cosa faccio? Basta prendere n per n più 1 mezzi e aggiungere n più 1. Ho preso l'uguaglianza di prima, ho aggiunto n più 1 a sinistra e anche a destra. A destra posso fare il comune multiplo del denominatore è 2. Allora, quindi quando porto questo sopra qua mi viene n più 1 per 2, metto in evidenza n più 1 e se fate, io non ho lo spazio per fare i due passaggi, ma se andate a sommare questo lo portate sopra, facciamo i due passaggi, sarebbe n per n più 1 più 2 per n più 1 mezzi. Questo è quando porto questo sopra la frazione. Quindi questo sarebbe uguale prima a questo, e beh, poi mettendo in evidenza n più 1, mi rimane n più 2. Ma questa che cos'è? Se io vado a scrivere la somma dei numeri fino a n più 1, che cosa devo fare? Devo rimpiazzare n con n più 1. Alla formula cosa vedete? N più 1 per n più 2 mezzi. E cosa mi è venuto? Mi è venuto n più 2 per n più 1 mezzi. La stessa cosa, perché la moltiplicazione commuta. Quindi io ho appena dimostrato che se la formula valeva per un certo n, valeva anche per il successivo. Quindi, invocando il principio di induzione, vale per ogni n. Adesso, cioè, quando invochiamo il principio di induzione, significa non ripetere che se vale per 1, grazie al ragionamento vale anche per 2, quindi vale anche per 3, quindi vale anche per 4, quindi vale anche per 5, quindi vale sempre. Mica posso ripetere, posso infiniti i numeri. Quindi invoco il principio di induzione, dico P di 1 è vero? Sì. P di n implica P di n più? Sì. Principio di induzione vale sempre. Ok? Allora, quali sono? Dobbiamo fare ancora un esercizio, quindi un po' velocemente. Quali sono le differenze tra la prima dimostrazione e la seconda dimostrazione? Io questa dimostrazione la potevo fare anche direttamente, no? Usavo questa e non facevo la dimostrazione che aveva fatto Gauss o quella che sta sul libro di scuola. Quali sono le differenze? C'è una differenza grossa. Allora, la dimostrazione del libro di scuola superiore dipendeva da un'idea. L'idea era quella di girare i numeri, metterli in colonna e vedere che la somma degli addendi che venivano sulla stessa colonna era costante. Ma non avevi bisogno di conoscere la formula in partenza. Tu la somma dei numeri da 1 a n non sapevi quanto faceva. Dopo aver fatto quella dimostrazione, dopo aver svolto quei conti, sai quanto fa. Perché durante la dimostrazione ti sono venuti fuori n addendi, ognuno valeva n più 1 e la somma di tutta questa roba faceva 2 volte s di n e quindi ha ricavato la formula giusta. Nella dimostrazione per induzione, io non per questo, diciamo, non casualmente ho inventato la storia che lui poi doveva rifare la dimostrazione di questa formula a un altro. Lui la formula la deve già conoscere, o almeno la deve intuire. Se no, se non sa la formula, dice non sa cosa fare. Però una volta che lui sa la formula, quello che deve fare per, diciamo, dimostrarla per induzione è abbastanza evidente. Deve, il passaggio complicato da dimostrare è che P di n implica P di n più 1, lui scrive che è P di n, ci aggiunge n più 1 e vede se i conti tornano. Non deve fare nulla di particolarmente sofisticato, deve soltanto vedere se i conti tornano. Ok? Allora, il problema, facciamo quest'altro esercizio. Thank you.
Allora, oh, mi riscrivo qua che 1 più 2 più n fa n per n più 1 mezzi, cioè un mezzo n quadro più un mezzo n. Lo voglio scrivere in maniera diversa, perché il motivo ci sarà. Ok, posso anche farlo così. Adesso, l'esercizio 2, quanto fa 1 più 2 più, scusate, più 4 più 9 più n quadro? Stavolta voglio fare la somma dei quadrati. Se ti dà fastidio n, mettici 100 al quadrato. No, sì. Non è chiaro, il problema, no? Il problema è che mo l'idea di rovesciare il quadrato non funziona. La somma non rimane costante. Quindi, certamente ci sta, c'è una dimostrazione che non fa uso del principio di induzione, però questa dimostrazione richiede un'idea più complicata di quella di prima. Già quella di prima lui più che se la ricordava, magari sarebbe pure venuta, però non in due minuti, ma se la ricordava perché l'aveva vista alle superiori. No, alle elementari. Alle elementari, meglio ancora. C'è qualche maestro che fa il suo dovere. Sì, mi parlo di Gauss. E quindi, tuttavia, stavolta ci vuole un'idea più sofisticata. Allora, l'idea più sofisticata ci viene, ma non, sicuramente non ci viene negli 11 minuti che, o 12 minuti che ci mancano alla fine dell'ora. Allora, vediamo se c'è qualche modo diverso. Allora, in realtà c'è un modo diverso. Allora, cominciamo col dire che questa formula, cioè questa somma, scusate, fa qualcosa del tipo an cubo più bn quadro più cn. Solo che a, b e c li devo calcolare. Non lo so quanto fa. In effetti, se voi fate, invece di fare queste sono le potenze di ordine 1, fate le potenze di ordine 0, 1 più 1 più 1 n volte. Questo fa n. Una costante per n. Guarda, una costante per n più una costante per n quadro. Non è difficilissimo intuire, se naturalmente anche questo non ci basta 10 minuti, magari uno si mette a giocare là, ma dopo scrive i risultati dei primi termini, delle prime somme fino a 3, fino a 4, fino a, quando n arriva fino a numeri bassi, dopo una mezz'oretta, un'oretta, insomma, il tempo che ci vuole, arriverà a capire che la formula è una roba di questo tipo. Ok? Quindi questo passaggio è essenziale, cioè se non conosciamo almeno che tipo di formula vogliamo tirare fuori, non andiamo da nessuna parte. Ok, allora, beh, prima cosa ricaviamoci A, B e C. Come facciamo? Allora cominciamo a fare i casi. Se n è uguale a 1, a sinistra quando mi viene? Devo andare da 1 a 1. La somma quando fa? E questo quando deve essere? Se al posto di n ci metto 1, deve fare A più B più C. Poi mettiamoci n uguale a 2. Allora avrò 5, perché avrò 1 più 4. Allora questo quanto deve fare? Deve fare 8A più 4B più 2C.
poi mettiamoci n uguale di 3. Allora mi verrà 14, è uguale a 27a più 9b più 3c. E adesso vediamo quant'è. Allora, cominciamo a ricavare a e b. Qua abbiamo tre equazioni e tre incognite. Ok? Potrei continuare, continuiamo dopo, a mo' di verifica. Però queste tre equazioni già mi bastano per determinare tre incognite a b e c. Allora, cominciamo a eliminare c. Allora, prendo questo e ci tolgo doppio di questo. Quindi ottengo 3 uguale 6a più 2b. Moltiplico questa per 2 e la tolgo da questa. Quindi 5 meno 2 fa 3, 8 meno 2 fa 6, 4 meno 2 fa 2, 2 meno 2 sarà. Poi prendo questa e ci tolgo le prime due. Allora 14 meno 5 meno 1 fa 8. Poi 27 meno 9 fa 18a. Poi 9 meno 5 fa 4b. 3 meno 3 fa 0. 3c meno 3c. Adesso moltiplico questa per 3 e ci tolgo questa. Quindi mi viene 9 meno 8 che fa 1. 18 meno 18 fa 0. 6 meno meno 4 fa 2, quindi b è uguale a un mezzo. Se b è uguale a un mezzo, sostituisco in una di queste, per esempio qua sopra, 2 per un mezzo fa 1, lo porto dall'altra parte, 3 meno 1 fa 2, quindi a viene 2 sesti, cioè un terzo. Allora, un terzo più un mezzo fa 5 sesti, per arrivare a 1 ci manca un sesto, quindi c, sostituendo nella prima equazione, viene un sesto. Allora, più un mezzo, più un sesto. Ok? In realtà mi converrebbe fare un unico multiplo. Allora qua posso scrivere, metto una n in evidenza e poi mi rimane 2n quadro più 3n più 1. N cubo, n quadro, n, ho messo una n in evidenza. Poi ho fatto la somma, ho messo 6 su. Ancora, questo polinomio di secondo grado si può fattorizzare. Allora qua ho 2n più 1 per n più 1, 2n quadro, n più 2n fa 3n più 1 fa più. Quindi questa è semplicemente una riscrittura. Sono andato un po' veloce, però insomma ci avete... abbiamo fatto solo questi esercizi in due giorni, quindi c'è tutto il tempo a casa per poterlo fare. Il problema è, io sono andato a ipotesi, cioè ho ipotizzato che funzionasse una cosa del genere. Poi ho preso le costanti, me le sono ricavate, mo dobbiamo verificare. Allora, cominciamo a fare come fa lo studente di ingegneria. Lo studente di ingegneria, prima cosa che fa, vediamo se funziona con 4. Vediamo se funziona con 4. Almeno uno studente già discreto. Allora ci metto 4, stavolta ci devo sommare 14 più 16 fa 30. Allora dall'altra parte che ci devo mettere? 4 per 5 per 9 sesti. Allora 4 per 5 fa 20, 20 per 9 fa 180, 180 diviso 6 fa 30. E tu? Andiamo a vedere per 5. Allora, se n ci metto 5, adesso a 16 devo aggiungere 25, quindi a 30 devo aggiungere 25, quindi avrò 55, e dall'altra parte avrò 5
per 6 per 11 fratto 6. Beh, se 6 si semplifica, e 5 per 11 fa 15. Detto. Vabbè, è fatta. No, non è fatta. Qua è stata la differenza tra studente superiore e studente dell'università. Non è fatta nel senso, sono convinto che la formula sia vera, se non sono convinto la provo con 6, con 7, con 8, ma mi convinco. Il problema è che la devo dimostrare. Allora, facciamo 2 minuti, prendiamo 2 minuti, anche diciamo, penso di fare il tempo, ma se sforiamo un minuto non credo che nessuno ci sparerà. Allora, adesso qual è l'affermazione? L'affermazione è PDN è la somma 1 più 2 al quadrato 1 al quadrato più 2 al quadrato più n al quadrato dà come risultato n per n più 1 per 2n più 1 sesti. Questo è PDN. P di 1 l'abbiamo verificato, in realtà abbiamo verificato P di 1, P di 2, P di 3, P di 4 e P di 5, quindi più di quelle ne abbiamo verificata iosa. Quindi l'unica cosa che ci manca da dimostrare per far vedere che la formula è vera per ogni n è la parte induttiva del principio di induzione, cioè che P di n implica P di n più. Questo dobbiamo dimostrare. Allora, come funziona? Se è vera per n, allora se è vera per n la formula è quella lì, quindi 1 al quadrato più 2 al quadrato più n al quadrato deve fare n per n più 1 per 2n più 1 sesta. Allora deve essere vera anche per n più 1. Allora aggiungiamo n più 1 al quadrato, 1 al quadrato più 2 al quadrato più n al quadrato più n più 1 al quadrato, a quanto è uguale? È uguale a n per n più 1 per 2n più 1 sesti più n più 1 al quadrato. Ho preso la formula di prima e ho aggiunto n più 1 quadro sia di qua e di qua. Adesso qui a destra faccio un unico multiplo al denominatore, 6. Poi avrò n più 1 che moltiplica. Beh, qua già c'era n per 2n più 1, quindi 2n quadro più n. Questo lo metto in evidenza e questi due li moltiplico. Qua cosa mi rimane? Beh, n più 1 moltiplicava n più 1 a sua volta, quindi mi rimane n più 1, però non mi devo dimenticare che l'ho portato sopra il numeratore, quindi devo moltiplicare tutto per 6, quindi devo fare più 6n più 6. Quindi qua mi viene sesti n più 1 e in questa parentesi quadra mi viene 2n quadro più 7n più 6, che se lo fattorizzate serve fattorizzarlo, vi devo ricordare le formule di secondo grado, me le devo ricordare, ma in questo caso no, perché la formula, se al posto di n ci metto n più 1, che deve venire? N più 1 al posto di n, poi deve venire n più 2, e poi quando deve venire? 2n più 3, non più 2, perché il 2 moltiplica tutto questo, quindi se ci metto n più 1 viene 2n più 2 più 1, e deve venire 2n più 3. Quindi n più 1 c'è, 6 c'è, basta per fare questo prodotto e vedere che viene. Allora, 2n quadro, 4n più 3n fa 7n, 2 per 3 fa 2. Quindi, se la formula funzionava per il numero n, funzionerà anche per il numero n più 1. Cioè, per meglio dire, funzionava fino ad n, funzionerà anche fino a n più 1. Quindi la somma dei quadrati dei numeri naturali fino a n dà quel risultato lì, invocando il principio di induzione, e questo è vero per ogni n. È vero che diciamo la cosa è un pochino stiracchiata, nel senso che io diciamo, il passaggio che voi avete dovuto subire in qualche modo è il fatto che la formula fosse del tipo a n cubo più bn quadro più cn,
quello magari non ci mettevate 5 minuti, ma magari non ci mettevate neanche 2 ore, bastavano per arrivarci. Però sicuramente è più facile arrivare a intuire che una formula del genere sia vera. Quale alternativa stavolta qual era? Come lo dimostravo? Prova a invertire, prova a sommare, prova a fare quello che ti pare, però vedrai che non è così facile, l'alternativa è peggiore. Quindi in effetti, una volta intuito qual è il tipo di formula, ti fai un po' di conti e la cosa funziona. Chiaro?